Ragazzi, ho appena finito di montare il ventilatore soffitto della marca. Ah, un attimo solo che devo ancora praticarmi col tele. Ok. Ragazzi, è una figata. Dispiace soltanto che non sia wifi. L'ho acquistato, avevo già montato un altro di un'altra marca, pagato quasi il doppio solo per averlo wifi. Però era di una rumorosità esagerata. Adesso, quindi, da telecomando possiamo diminuire l'intensità del. Questo aumenta. Ok. Ah, ma. E questo sotto diminuisce. Il telecomando è questo. Adesso sto diminuendo. Ok, questo è. Con questo invece andiamo ad aumentare l'intensità della luce. È bella forte. Io c'ho la stanza di mio figlio, è un 12-13 metri quadri ed è perfetto questo ventilatore soffitto. Ok, così con questo tasto andiamo a diminuire, altrimenti con questo centrale è già impostato. Facciamo le tre, anzi sono tre tonalità. Calda, fredda e naturale, o al contrario, forse mi sto sbagliando, e poi c'è questa soffusa fredda. Quindi questa soffusa calda, penso che questa sia la naturale. No, quella era la fredda e questa è la naturale. Bella forte, ma la cosa che più mi piace è questa, è la ventilazione. Allora, prima velocità. Non si sente, è proprio bello silenzioso. Bello fresco. Non so se riuscite a sentire il rumore. Seconda velocità. Ok, allora vi dico che quello che avevo era della LEDvance Osram. Praticamente la prima velocità era molto più rumorosa della terza di questo. Peccato, era un wifi, ma l'ho dovuto smontare e ho optato per questo modello. Bello. Il design è bello moderno ed è cilindrico, non è stondato. A me piace. Poi ovviamente sul telecomando abbiamo anche, si può posticipare il timer di un'ora, 2 ore. Questo è il. Ah, l'altra cosa che stavo dimenticando è questa, la funzione della griglia che gira. Con questo tasto si accende e si spegne. Questo serve per diffondere, fa l'inversione. Dovrebbe essere l'inversione inversa, estate e inverno, perché fa nei due versi contrari. Ok, questa è l'altra funzione che ti va anche a distribuire meglio la, diciamo, la ventilazione. È bello fresco, stavo dicendo. Off, spegne la luce, rimane ovviamente il ventilatore acceso. On, accende. Per spegnere il ventilatore, stop. Ragazzi, sto cercando, devo soltanto cercare di capire se si potrebbe utilizzare quello di Broadlink con il telecomando remoto, ne ho altri due già collegati con Broadlink. Se riesco a trovare il telecomando remoto di questa azienda, aggiornerò il video e sarebbe proprio il top. Pagato 99, quasi 100 euro, per me è un prezzo giusto e un rapporto qualità perfetto. Spero il video vi sia piaciuto, buon proseguimento.